si entra in questo piccolo spazio, ci si volta e si parte. Partiti. Dopo il salto della prima siepe, vantaggio Romis davanti a Tarf Finch, Crossfade, Sol Invictus, Solar, Firkroff e Misenor. Al passaggio di fronte alle tribune è in vantaggio Romis davanti a Tarf Inc., Crossfade, Sol Invictus, Salar, Firkroff e Misenor. Prosegue in vantaggio Romis davanti a Tarf Inc., Crossfade, Salar, Firkroff, Sol Invictus e Misenor. All'inizio della seconda curva è sempre in vantaggio Romis davanti a Tarf Inc., Crossfade, Sol Invictus, Salar, Firkroff e Misenor. Percorso il primo giro, è sempre in vantaggio Romis davanti a Tarf Inc., Sol Invictus, Crossfade, Salar, Firkroff e Misenor. All'inizio della penultima curva prosegue in vantaggio Romis davanti a Crossfade, Sol Invictus, Tarf Inc., Salar, Firkroff e Misenor. Al termine della penultima curva è in leggero vantaggio Romis davanti a Crossfade, Sol Invictus, Salar, Firkroff, Tarf Inc. e Misenor. In vantaggio Romis davanti a Crossfade, Sol Invictus, Salar, Firkroff, Misenor e Tarf Inc. All'inizio dell'ultima curva prosegue in leggero vantaggio Romis davanti a Crossfade, Sol Invictus, Salar, Firkroff, più staccati Misenor e Tarf Inc. Poco prima dell'ingresso di vettura Romis e Crossfade conducono davanti a Sol Invictus e Solar, Firkroff. In leggero vantaggio Crossfade davanti a Sol Invictus, Romis e Salar, Firkroff. E in vantaggio Crossfade attaccato all'esterno da Sol Invictus, passa Sol Invictus davanti a Crossfade, Romis e Salar, Firkroff. Sol Invictus era quello che si aspettava ed è arrivato. Dirk Fuhrman, Salvatore Fabio Sagiomo in cabina regia, 1,57 la sua scarna quota, però il cavallo di classe è lui che con questa corsa comincia il percorso di avvicinamento, ne servirà un'altra ovviamente, verso la Gran Siepi che quest'anno sarà il 19 di gennaio. Un bel Crossfade ha provato fino all'ultimo a tenere a bada il cavallo di Sagiomo, che è migliore però. Linea allo studio,